Una rete idrica più moderna ed efficiente nella provincia di Pesaro Urbino, 20 milioni di euro di fondi PNRR, un investimento complessivo di oltre 27 milioni di euro nel territorio, 17 ditte aggiudicatarie, un indotto occupazionale di 300 unità, sono i numeri dell'operazione portata avanti da Marche Multiservizi per il potenziamento e la riqualificazione di oltre 50 km di condotte. I lavori sono iniziati, nel quartiere di Soria a Pesaro il cantiere è già operativo. Sicuramente questo è uno dei cantieri più importanti finanziati dal PNRR ed è anche uno dei primi che è partito. Siamo a Soria, stiamo facendo il rinnovamento di 3,2 km di condotte idriche e abbiamo colto anche l'occasione per fare 1 km di rinnovamento delle condotte del gas. Dobbiamo rifare 350 allacci idrici e 200 di gas. Complessivamente siamo intorno ai 2 milioni di euro di investimento. I lavori sono partiti la settimana scorsa e si svilupperanno fino, diciamo, alla prossima primavera, quindi entro quest'anno contiamo di finire tutti i lavori di via Agostini e poi partiremo con via Donzelli con una serie di chiusure progressive concordate con la Polizia Municipale per cercare di rendere minimo il disagio di chiusure o parzializzazioni di strade. A fine lavori i benefici per i cittadini saranno tangibili. Sicuramente una rete completamente riqualificata, nuova, quindi più efficiente e non più soggetta a rotture e interruzioni, quindi una continuità del servizio in maniera ottimale. Oltre a Soria i cantieri sono già stati attivati a Pesaro in via Ponchielli e sono iniziati lavori anche in altri comuni della provincia. È partito anche via Ponchielli, anche lì sono 700 metri di condotte idriche, una condotta importante da 250 mm che viene rinnovata completamente con tutti gli allacci. Ma siamo anche su altri territori perché sono partiti sempre per il PNR, sono partiti lavori anche a Lunano, a San Lorenzo in Campo, a brevissimo partiranno anche a Cagli, a San Costanzo e anche a Gabicce, quindi siamo impegnati un pochino in tutto il territorio con le bonifiche e anche con altri interventi sempre finanziati da PNRR come la distrettualizzazione delle reti, la modellazione della rete idrica, insomma tutto quello che serve per rendere più efficiente le nostre reti. I tempi sono serrati, la scadenza imposta dal PNRR per la consegna dei lavori è marzo 2026. Sono in tutto 27 milioni e mezzo di interventi da realizzare e la scadenza è sempre fissata a marzo del 2026, quindi stiamo correndo, è per questo che interveniamo contemporaneamente in un po' tutte le zone della nostra gestione. Marche Multiservizi sta concentrando molti investimenti nel settore idrico, ma non solo. Su questo concentriamo le nostre forze, ma su tante altre iniziative come anche il rinnovamento della condotta idrica principale, quindi di iniziative ne abbiamo tante, ci siamo sempre fatti trovare pronti agli appuntamenti importanti, questo è uno di quelli. L'avvio dei lavori in Soria è stato anticipato da un'assemblea con i cittadini, nel corso della quale è emersa collaborazione da parte degli abitanti. I cittadini hanno capito bene che un piccolo disagio oggi porterà dei benefici importanti nel futuro e quindi si sono visti favorevolmente disposti ad accettare questo piccolo disagio. A Soria, all'ingresso dell'area cantierata, è apparsa una nuova campagna di comunicazione chiara ed efficiente nel messaggio da inviare alla cittadinanza. Sì, abbiamo pensato a una campagna ad hoc per tutti i cantieri che riguardano il PNRR, sostanzialmente per due motivi. Il primo è che si tratta di un finanziamento storico per il territorio, 20 milioni di finanziamenti PNRR per un investimento complessivo di 27 milioni, quindi insomma risorse mai arrivate per la nostra rete idrica. E il secondo perché soprattutto quando si parla di sottoservizi, di cose che non vedi, non sono opere come una scuola, sono come un palazzetto dello sport, sono opere altrettanto importanti ma che sono sotto la superficie stradale, quindi la gente non le vede, è giusto a nostro avviso insomma comunicare e far capire per cosa stiamo lavorando, cosa stiamo facendo e perché insomma eventualmente potrebbero trovare qualche disagio, anche se insomma tutto sommato qui a Soria nel cantiere partito da pochi giorni sta andando tutto bene per ora. I cartelloni con la nuova campagna di comunicazione di Marche Multiservizi saranno visibili in tutti i cantieri che nei prossimi mesi verranno aperti sul territorio. Sì, tutti gli cantieri riguardanti il PNRR che riguardano la bonifica delle reti, la distrettualizzazione, la modellazione delle reti avranno questo diciamo stile comunicativo chiaro, immediato, molto pulito e che facilmente comprensibile insomma da tutti i cittadini che magari possono chiedersi perché ci sono questi lavori in corso.